Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Doom Snap Map. Questa è un'altra mappa che ci tenevo a mostrarvi perché è molto interessante. Il suo ID è FEK9NU2X. Si chiama Earth Masterpiece 2019. Non so perché, se lo cercate, il nome Earth Masterpiece 2019 non esce. Dovete cercare l'ID per farla uscire. Comunque, la spiegazione della mappa dice: un remake e una reinterpretazione della mappa 27 di Perdition's Gate, del WAD Perdition's Gate. Skill level option included. Ok, quindi possiamo mettere I'm too young to die, queste cose così. Vabbè, metterò Hurt Me Plenty. Probabilmente qui sarà un po' più difficilotta. Perdition's Gate, se non lo sapete, è uno dei WAD più famosi, dei mega WAD più famosi della community di Doom. Perché è uno dei WAD più vecchi che io ricordi, forse è stato uno dei primi che ho provato. Anche perché, ve lo dico, tanto non ho vergogna a dirlo, tanto tempo fa soldi e connessione non c'erano. Quindi, quando ho potuto giocare a altri WAD, magari mi sono spostato su, non lo so, su Alien Vendetta, su Sight, queste cose così, e mi ricordo che c'era Perdition's Gate. Perdition's Gate ricordo di averlo finito solo una volta, però non ricordo esattamente la mappa 27 come è fatta, quindi sarà mia premura adesso esplorare di nuovo come. Mamma mia, dice un'ora di tempo per giocarla. Ok, ragazzi, ci vediamo dopo il caricamento. Eccoci qui. Scegli la tua difficoltà, solo Lost può scegliere. Ok. Walk in the park. Vite infinite, vite infinite. Ok. Praticamente c'è un sistema di loot, un sistema di danni che dipende dalla difficoltà. C'è una vita particolarmente settata per ognuna delle difficoltà e c'è un multiplier di punti. Però io credo che andrò non perché ho paura della mappa, ma nel caso che finissi le vite, penso che andrò per Child's Play. Ok, Flaming Dead to Hope. You wish. Ah, di nuovo questo fatto, me lo ricordo. No, 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 Child's Play. Ok. Da quello che ho capito, questa mappa sembra persino. No! Perché non ha messo i pick-up che si prendono normale? Perché devo premere triangolo per prendere il fucile? Allora, comunque dicevo, questa mappa se vi interessa è giocabile anche più di un giocatore. Fucile a pompa, colpo caricato, perfetto, proprio il fucile che mi piace a me. Ovviamente sono ironico, eh? Sti poveri pinky sono talmente bloccati che non si riescono a muovere più. Ok, non condividono gli stessi colpi. Ok. C'è un mancubus dietro. Ok. Non l'avevo notato perché c'era il nido di sangue davanti. Ok, per il momento la mappa si presenta bene, dai, nonostante queste texture un pochino strane. Ma è qui che fa casino. Ah, ok. Questa che è? Non è una leva. O magari si attiva dopo. Ok. E qui non si attiva, quindi suppongo che devo usare il nido di sangue. Ok. Aia, accidenti. Eh no, però se mi.
Se mi fai spuntare 4 Revenant dietro, vabbè, suppongo che sia con gli spawn stessi di Perdition's Gate, quindi. Chi è? Ah! Da ognuno di quegli angoli c'ho Revenant. Raga, devo andare di cattiveria qui. Purtroppo. Altrimenti non sopravvivo. Ok, questi li posso fregare anche così. Only the host can press the L tablets, ok. Le L tablets sono queste? Oh no! Mi sa che ho fatto bene a scegliere vite infinite. Ricordatevi ragazzi, questa non è mai una gara a mostrare chi è il migliore, ma semplicemente per mostrarvi le potenzialità di Snapmap, laddove sia possibile. Mostra! Raga, ha fatto, ha caricato il colpo e poi non l'ha lanciata. Vabbè, fatti suoi. Il fucile però mi sembra molto più potente. Sbriciola tutto e niente. Questa che è? Ah, ok, ci sono le sbarre. Qui non c'è niente, ok. Bella bella comunque per il momento. Ecco. Quindi suppongo che serviranno per ammazzare un El Knight, appunto, 6 colpi. È stato maniacale, veramente. Come per uccidere i veri, come per i Pinky, ucciderli con 3 colpi. È stato maniacale in questi dettagli. Bravo. Solo che il problema è che molti di questi nemici, a causa di custom geodata, per farli sembrare la mappa originale, purtroppo si bloccano contro i muri. Vabbè, quello non ci possiamo fare niente, purtroppo. Allora, di qua dove si va? Ah, non si va da nessuna parte. Pensavo fosse una porta quella, invece. Nemmeno questa è una porta, ok. Quindi di qua. Ah, ok. Non credo che si potesse salire così in Doom, nel Doom vecchio. Chiave teschio rossa. Mi sa che ho rotto la mappa. Aspettate, fatemi vedere. Wow. Dove sono finito? Sembra tipo un cortile. Comunque volevo dirvi una cosa. Spero non ve la prendiate. Perché anche a me piace registrare tanto gli episodi di Snapmap, però purtroppo le mappe belle stanno iniziando a scemare, ma proprio tanto. E molte purtroppo non hanno quelle che, di quelle che controllo, perché voi non sapete quante ne controllo al giorno prima di mostrarvi insomma la mappa e l'episodio che ho scelto. Molte non hanno l'exit, molte si bloccano, molte crashano. E quindi. Ma il quad damage qui adesso è inutile. Perché li ho già uccisi. Ok. Questo ci ha riportato indietro qua. Perfetto. E questa che fa? Niente. Aspetta, vedete che c'è qualcosa di qua per davvero che devo premere? Perché altrimenti perché farmi venire qui? No. No, no. Ah. Passa qui sopra. No. Mi sono perso. Credo. Aspetta che c'era un'altra. È vero che c'era un'altra stele lì davanti. Qui non si apre. C'era la chiave blu però lì dentro, ok. Questa chiave teschio rosso servirà a qualcosa, suppongo. C'era un'altra stele di qua. Proviamo ad andare. Ok, la chiave blu apre quella.
Eccoli. Aia. Sei colpi, come nel Doom originale, proprio stato maniacale. Ah, capisco adesso perché mi ha dato il colpo caricato, perché con il colpo caricato te puoi fare tre colpi in successione e ammazzare i Pinky più velocemente. Stato furbo, veramente furbo, bravo. Questa non si può interagire. Ma... Ok. Mitragliatrice, perfetto. L'unica cosa è andare di qua. Una cosa che però vi dico subito è che la mappa è molto molto buia. E quindi dovete fare attenzione, magari giocatela di sera se avete difficoltà a vedere. Un po' come sto facendo io adesso, perché non dico che è sigil, perché vabbè, però... Aia, che botta. Questa che è? Niente. Raccogliere fucile a plasma, dove? Ah, qua. Non si vedeva proprio. Ok. Io sono venuto da qui, quindi abbiamo... Qua... Ok, non c'è niente. Ah, c'è una leva qui che posso premere. Cosa avrò fatto? Non lo so. Aia. Ok. Armatura. Perfetto. Questa leva mo che ha fatto? C'è un bel po' da girare in questa mappa, eh? Ho usato tipo questi calderoni per simulare la torcia, molto bello. Queste proprio non si possono interagire, non ho capito come fare a proseguire, dico la verità. Perché non c'è la porta rossa, eh? Quindi dove bisogna andare? Proviamo ad andare di qua, magari ho sbloccato qualcosa di là. Quella leva che ho premuto. Niente. Niente. Oh, questa. Ok. Ho fatto un giro per premere quella. E adesso devo tornare indietro. Ma come? Adesso non è più interagibile questa. Scusate. Ah, là sopra. Mamma mia. Complicatissima. Dai, Revenant, vai giù. Ragazzi, comunque, intanto che giochiamo a Doom Snap, volevo dirvi una cosa, a parte quella di Snap, perché non so quando far finire gli episodi, vi dico la verità. Poi non lo so, magari riprendiamo con la rimasterizzazione del gameplay di Doom, di Ultimate Doom, probabile, perché molti di voi adesso lo stanno giocando. Però volevo dirvi che chi ha giocato Doom Eternal al Quakecon dice che una volta che provi quello a Doom 2016 non ci vuoi più giocare perché è troppo lento. Interessantissimo come cosa da dire.
Ok, io adesso ho. Ok, la mitragliatrice. Usiamo. Ah, adesso posso interagirci. Qua? Ah, questa è gialla. Ok, ho capito. E quella rossa dov'è? Oh, proprio non l'ho incontrata quella rossa. Qui c'è una specie di aura rossa, però. Ah, si è aperto qui. E festa, che è? Ok. Stato veramente furbo a non far spawnare tutti insieme, perché altrimenti qui sarebbe crashata la mappa. Allora, qui, oltre a quegli imp là, dobbiamo. Arrabbiati quanto vuoi, ma io posso fregarti grazie ai moduli snap. Molto bella comunque, ragazzi, molto godibile questa mappa, ve la consiglio. Poi non lo so se è perché ho scelto la difficoltà minore, probabilmente anche quello. Perché mi scoccio poi a riprendere la sessione. Se finivo alle 10 vite era la fine, eh? Che suppongo che ci siano più nemici poi dalle difficoltà più alte. Suppongo. Allora. Ok. Chiave blu, prendila. Grazie. Ok, aperto qui. Quindi adesso dobbiamo tornare indietro. Mi sto cercando di fare una mappa mentale. Perché è bella. C'è del backtracking. Qui è blu. Ah, e non si può andare. Perfetto. Ma è una cosa semplice in questo gioco. Ecco. Ok, allora proviamo ad andare di qua. No. Le risorse respawnano. Interessante. Ah, ok. Magari non la voleva fare troppo difficile. O è dovuta alla difficoltà. Probabilmente è dovuto sempre alla difficoltà. Chiave teschio gialla. La chiave teschio gialla. Dov'era, mo? Oh. Ok. Si sale. No. Qui non sembra che ci sia. A meno che si passa. No. È un muro. Qui non c'è niente. Vabbè, allora dobbiamo per forza tornare indietro. E io che credevo che fosse nella stessa zona. Ok, dobbiamo tornare indietro. Questi fungono da teletrasporto praticamente. Che succede? Ah, quel coso sempre che fa bordello. Ma vuoi vedere che quel teletrasporto è la fine? Allora, questa l'abbiamo aperta. Ah, qui? No. Ah, sì, qui. Ok. La miseria, che spavento. Mamma mia. Mi ha piazzato un cacodemone proprio qui. No, 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 no. C'è qualcuno dietro pure, lo sapevo. Tiè. Ok. Exit. Quel teletrasporto lì sarà un segreto. Comunque sia, bellissima mappa, bellissima mappa. E si fanno anche un sacco di punti.
Buona a sapersi. Beh, ragazzi, non posso non consigliarla. Ok. Vi ringrazio per essere stati con me per questo episodio di SnapMap. Ci vediamo alla prossima, sempre qui, sul mio canale.